User CXY e via dicendo, dice: quando arriva il momento ti mandano tutto per compilare, anche se hai contributi in Italia, si mettono loro in contatto con l'INPS e poi ti mandano loro dall'Italia da riempire un formulario, non è un problema, io prendo la pensione tedesca e quella italiana che mi arriva ogni mese, e ripeto, ti mandano tutto loro quando arriverà il momento. In realtà non era una domanda, ma era un commento, ce ne sono stati diversi di persone che volevano dare una mano e che hanno risposto per conto mio, diciamo, sui vari social, sui vari canali. Non so se Daniela hai qualcosa da aggiungere su queste affermazioni. Ma no, diciamo, l'unica cosa che posso aggiungere è che ovviamente l'ente tedesco deve sapere che una persona ha contributi all'estero. La cosa migliore è sistemare la posizione assicurativa prima di andare in pensione, così non si aspetta quando, una volta che si fa domanda di pensione, no, diciamo, rivolgendosi a un patronato, in alcuni casi si può accelerare un po' la liquidazione della pensione italiana, perché comunque noi anticipiamo dei moduli che normalmente vengono inviati dall'INPS, quindi prima deve arrivare la domanda all'INPS e poi mandano i moduli, noi invece li mandiamo proprio all'inizio, quando compiliamo anche la domanda per la pensione tedesca. Però effettivamente le norme europee sono così, dove uno vive, presenta domanda di pensione e sono gli enti che poi gestiscono le pratiche. Ok, no, perché io per esempio mi sono portato avanti, ho già consegnato le carte, ho fatto i documenti, cose, li ho sistemati, quindi quando ci arriverò, se ci arriverò, insomma, è tutto pronto, quindi alla fine sarà anche vero, però intanto le carte le mandiamo avanti. Volevo condividere una buona notizia che comunque credo che faccia piacere, a me fa piacere, ma credo che faccia piacere un po' a tutti, perché è notizia di questi giorni, insomma, che il governo tedesco ha stabilito dal 1 luglio 2024 un aumento delle pensioni del 4,57%. Non sono pochissimi, perché è un aumento significativo, insomma, quindi alla fine ci sta e quindi noi siamo contenti, quindi questo, insomma, lo condivido con voi, quindi giusto per rendere questo discorso di per sé molto pesante, molto, insomma, così, renderlo un po' più lieto, insomma, iniziamo un po' così, con il sorriso. Io sono contento, quindi immagino che siano contenti. Siamo tutti contenti. Non diventeremo ricchi con quell'aumento, però meglio avere l'aumento del 4,57%, piuttosto che avere una decurtazione dello 0, no? Quindi va benissimo così. Lo ricordo, nella descrizione del video trovate i riferimenti per mettervi in contatto con il patronato, quindi c'è il numero di telefono, la sede, e quindi eventualmente potete contattare per qualsiasi cosa. Allora, il patronato, potete scriverci appunto via mail, potete contattarci per via telefonica, a Stoccarda ci sono diversi patronati, non solo il patronato ACLI, il servizio del patronato non ha costi, nel senso, noi siamo finanziati, veniamo finanziati dalle nostre sedi centrali, che a loro volta hanno un finanziamento del Ministero del Lavoro. Quindi chi si rivolge a noi all'estero non ci sono costi. Adesso, da un po' di anni a questa parte, invece, chi è in Italia e si rivolge a un patronato può avere dei costi, perché alcuni servizi sono stati tolti dalla lista del Ministero, del rimborso del Ministero. Ok, no, era giusto per sottolinearlo, giusto che magari lo sappiano, chi, insomma, ha necessità di si può rapportare direttamente senza avere dei costi, e quindi credo che sia una cosa molto utile, molto apprezzabile, il fatto di avere comunque dei riferimenti a cui rivolgersi per risolvere problematiche che sono comunque complesse, sono sempre in evoluzione, no? Sì, certo. Con un commento di Maurizio Cioccato, che fece praticamente alla fine della live precedente, e che poi ci sarà anche un commento, adesso ha commentato nuovamente e quindi è ricollegato, dice: complimenti per i video, potresti fare un'altra live in futuro sul sistema pensionistico tedesco, grazie. Gli dissi che l'avremmo fatta e oggi ci siamo, quindi siamo di parola, ci abbiamo messo del tempo, ma ovviamente Daniela è molto impegnata e io comunque tratto tanti argomenti, e quindi, come anche riferito alla live dell'altra volta, dice Lorenza, dice: io sono più vicino a Stoccarda, quindi grazie alla signora Daniela, gentilissima e preziosa. Lei chiaramente si riferisce alle informazioni che furono date, tra l'altro quella live la trovate comunque sempre sul canale, anche questa
Un altro commento di Simonetta che dice: una live molto interessante, grazie. La signora Daniele è stata chiara nell'elucidazione e molto professionale. Quindi grazie ancora a Daniele e grazie anche a Simonetta per aver apprezzato, insomma, quello che abbiamo fatto.